Cuori nerazzurri, un saluto da Roberto Scherpini, collegati con lo stadio Giuseppe Meazza per la quinta giornata di campionato, primo turno infrasettimanale di questa stagione. Sulle note di Amala, pazza Inter, Amala, squadre già in campo, Inter e Sampdoria per questo quinto atto, agli ordini del signor Paolo Tagliavento, fischietto Ternano, assistito da Rossomando, Strocchia il quarto uomo e Massimiliano Saccani. Un po' di turnover nella formazione nerazzurra e qualche assenza nel dopo derby per la Samp di Walter Mazzarri, che perde nel derby di fatto del vecchio Montella e Volpi, tra i titolari che vengono sostituiti da Franceschini, San Marco e dal inserimento di Ziegler. Andiamo a vedere quindi le formazioni mentre i due capitani stanno espletando le tradizionali formalità. Giornata fredda, piove da questa mattina, campo pesante, lo si annuncia e lo sarà sempre di più. Iniziamo con la Samp, schierata con un inedito 3-5-1-1. Mirante il portiere, Campagnaro, Sale, Lucchini, tre in marcatura, Zenoni e Ziegler i due esterni, San Marco, Palombo e Franceschini, tre in mediana, Bellucci a supporto di Caracciolo. Per quanto riguarda invece la formazione nerazzurra, Roberto Mancini sceglie il seguente 11. In porta Giulio Cesar, linea difensiva a 4 con Zanetti, Cordoba, Samuel e Maxwell. Linea mediana con centrocampo in linea a 4 con Figo, Dacur, Cambiasso e Cesar. In attacco Crespo e Ibrahimovic. Allenatore Roberto Mancini, panchina dell'Inter, Francesco Toldo, Adriano, Pelé, Stankovic, Cruz, Suazo, Burdisso. E allora tutto è pronto per il fischio d'inizio. Si parte con l'Inter che attacca da sinistra verso destra con un 4-4-2 in linea. Vediamo se è proprio così come ve l'ho annunciato, se ci sono delle varianti. No, è proprio un 4-4-2 in linea, mentre la loro difesa di fatto è a 5 e Bellucci scala sulla linea dei centrocampisti e diventa un 5-4-1 in fase di non possesso. Palla riguarda Levaramiro, capitano. Si giocano in contemporanea anche altre 9 gare di questa quinta giornata: Catania Empoli, Fiorentina Roma, Genoa Udinese, Juventus Regina, Lazio Cagliari, Napoli Livorno, Palermo Milan, Parma Torino, Siena Atalanta, Maxwell e Cesar, binario di sinistra, palla dentro per Crespo. Terreno che fa vedere qualche pozza in alcune zone del campo, c'è qualche pozzangherona. Pubblico stimabile intorno a meno della quota abbonati, saranno forse 30.000-25.000 gli spettatori. Discreta rappresentanza del pubblico blucerchiato, grande presenza nel settore del secondo anello verde, poi tanti spazi vuoti qua e là sugli spalti del Meazza. Ziegler, palla che viene giocata in avanti, troppo profonda per Bellucci, Varamiro protegge il pallone che termina a fondo campo. Ci sarà la rimessa affidata a Giulio Cesar, di giallo vestito in questa serata, ripeto, serata molto molto fredda, molto molto fredda. È stato uno sbalzo termico dalla giornata di ieri a quella di oggi, si è dimezzata praticamente la temperatura, da 26 gradi di martedì siamo passati ai 12 di quest'oggi, addirittura neve nelle montagne che si vedono da Milano. Palla di Luis Figo che se ne va sulla destra, inseguito, parte il suo cross, palla dentro, troppo alta e non ce la fa tenerla viva Cesar, ma buona la manovra di un Luis Figo che ha messo la freccia, aveva in sovrapposizione sulla destra il capitano, ma ha preferito andare in maniera autonoma. È rimasto un pallone in campo, vediamo se se ne avvede qualche giovanotto, non se ne è avveduto l'arbitro fino a questo momento. Ed è pronto Antonio Mirante alla sua prima stagione a Genova, arriva dalla Juventus, palla battuta lunga, pallone pesante, colpisce quindi male la testa di Bellucci, anzi di Palombo. Maxwell attaccato, due giocatori su di lui, lo raddoppiano, bisogna fare attenzione perché il terreno pesante potrebbe regalare delle sorprese, bisogna fare attenzione perché ho visto già che la palla in alcune zone del campo è un po' frenata da qualche avvallo del terreno che genera una piccola pozza, quindi un effetto frenante sulla rapidità della possibilità del pallone di rotolare velocemente. Intanto c'è da ripetere questa rimessa in gioco perché
erano entrati due palloni in campo. Allora ecco che il signor Tagliavento può dare il là alla manovra, palla giocata sulla destra all'indietro, Palombo cerca il cambio di gioco sul fronte opposto per Reto Ziegler, lo svizzero prelevato dal Tottenham, palla dentro, cercare la testa di Caracciolo, la testa c'è ma è quella di Samuel, c'è il primo tiro della bandierina per i blu cerchiati che partono con piglio aggressivo e offensivo, squadra molto aggressiva il Doria di Mazzarri, cercano di raddoppiare, di non far ragionare, anche se quest'oggi hanno cambiato quasi completamente il modulo. Attenzione il corner battuto corto, palla fuori, palla a giro, Palombo cerca di andare al cross chiuso, allora allarga sulla destra, c'è il tentativo buono, attenzione il cross un po' arretrato, palla dentro di testa, un'azione un po' confusa e poi c'è il tiro sotto misura di Campagnaro, uno che ha un nome di prestigio, Ugo Armando, c'era un fratello che più importante di Ugo Armando, lui è Campagnaro, prelevato dal Piacenza argentino. Buono il colpo di tacco di Cesar, ma sono lontane le due punte, allora riparte il Doria che sta facendo gara accorta in questo momento. Sala gioca il pallone con un pelo d'erba sulla sinistra per Ziegler, ecco il pallone che viene fermato dalla pozza d'angua, della pozza d'acqua, non viene fermato invece il capitano in questa bella giocata in anticipo su Daniele Franceschini, la rimessa subito lunga per Caracciolo, protegge questo pallone con una certa difficoltà, lo tiene attaccato da Samuel, rimpallo Wally riesce a contrastare, palla che rimane ancora lì, ancora Caracciolo, va a raddoppiarlo il capitano che gli mette la palla in calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina per il Doria. E allora salgono i tre centrali, Lucchini, Campagnaro e Sala, attenzione ai loro centrali, sono sei gli uomini in area, uno disturba il portiere, palla giocata bassa per Franceschini, fa correre centralmente per Ziegler, cerca di andare al cross, palla dentro, il colpo di testa in tuffo è di Maxwell, recupera dalla distanza e fa un tiraccio da dimenticare. C. Zenoni, uno dei gemellini, ormai gemelloni perché hanno 30 anni, erano gemellini forse 10 anni fa. Palla giocata dal capitano mentre si allaccia le scarpette Ibra, Luis Figo cerca di andare in slalom, lo raddoppia il tandem Ziegler-Franceschini, riesce ad avere la meglio. La rimessa affidata a Zanetti, Figo dice mettimela sul petto, qua, dammela qua, eccola qui, scambia, bene, sullo stretto, attenzione, buona la manovra, ancora Figo contrastato in out, ancora da Reto Ziegler, nuova rimessa con le mani che Luis lascia ancora al capitano, continua a piovere con insistenza, palla che viene rimessa in gioco su Dacour, tanti auguri, Olivier. Palla giocata da Dacour, compleanno anche di Palombo oggi. Luis se ne va, attenzione, palla dentro, buona, Dacour può andare sul fondo, il cross, ah, cornerone. Primo corner, bella azione, grande Luis, palla dentro, Dacour la mette sul primo palo dove stava arrivando arma letale. È stato brava la difesa del Doria, rivediamo la prestazione, guardate la palla dentro senza guardare, Luis la piazza e poi il portiere Mirante, proprio lui con i piedi che vanifica tutto. E allora vediamolo questo cross dalla destra, parte la traiettoria di Luis Figo, palla morbida, secondo palo, contro cross, è uscita lungo il percorso però, il cross di Figo è uscito lungo la strada e allora si riparte con la rimessa da fondo campo che è pronta ad effettuare Antonio Mirante, 24 anni per questo ragazzo che l'anno scorso è rimasto in Serie B a fare il vice di Buffon. Attenzione, la palla rilanciata, recuperata, buono, Cambiasso, Crespo, parte in dribbling, ancora il Cuccio, attenzione, c'è Ibra, si fa superare dal pallone, può andare, c'è Figo che si allarga, eccolo qua, viene servito, può andare al cross, Ziegler che lo contrasta e allora deve inventare qualcosa, si guadagna un bel cornerone, ma perché no, why not, perché no. E allora corner numero 2, sempre dalla destra, salgono Wallin e Varamiro. Vediamo. Prende in corsa Figo, palla dentro, primo palo, spiattona via Caracciolo, palla in tribuna, rimessa con le mani. Già effettuata Figo, Zanetti, Figo, due uomini addosso, parte in dribbling, lo contrasta con successo Franceschini, palla fuori per Lucchini che scivola e poi la testa di Bellucci che regala palla di fatto a Maxwell e ripartono ancora i ragazzi con Samuel, si allarga Cesaretto, si ferma Wally, bravo, fai girare di qua da Ivan Ramiro, subito il capitano, bravissimo, adesso vediamo di fare i movimenti tradizionali, no,
siamo chiusi perché è ben disposta la Sampdoria con i suoi 5 difensori, i 3 centrali che si prendono cura delle due punte, Ziegler che copre a marcatura quasi a uomo figo dalla parte opposta, attenzione, Zenoni è su Cesar, qua esce Lucchini, palla al piede, cercano di ripartire, un rimpallo favorisce la Samp e poi c'è un buon recupero di Samuel Cambiasso, attaccato da Palombo, palla che viene fatta girare, il gioco in avanti per Crespo che cerca di dare profondità a Cesar, palla troppo profonda, non si intendono, niente di fatto, riparte la manovra del Doria. San Marco reclama il pallone, Zenoni vediamo che cosa fa, arriva Caracciolo anche, agitata lunghissima Cristian Zenoni, eccola qua la palla, vanno a vuoto i primi, agganciano il pallone, Maxwell ma lo regala a Bellucci che fa un cambio di gioco dalla parte di sinistra dove arriva Ziegler, tradito dal rimpallo del pallone, riesce però a tenerlo in campo, Figo lo va a disturbare, lancio in avanti morbido, troppo alto per Bellucci, la testa di Varamiro, Lucchini anche lui un po' in difficoltà su un rimbalzo, su una pozzanghera, la recupera Cambiasso, palla giocata su Crespo, bisogna fare gol finché il campo è buono, quindi bisogna cercare di sbloccare la gara subito. Luis cerca di andare al cross, scambia con Ibra, siamo al limite, gioco di gambe del genio, attenzione, eccolo lì ancora sullo stretto, tenta il numero, è chiuso, tre uomini intorno, chiamano uno due con Figo, parte il cross per Crespo, colpisce di testa il pallone che Cambiasso non riesce a tenere vivo, si riparte con una rimessa da fondo che sarà battuta dalla Sampdoria quando si gioca al decimo minuto, 9 sono passati, rivediamolo intanto l'azione, il cross va bene di testa ma non riesce a dare la giusta direzione Hernan Crespo e quindi si riparte con la rimessa per i blu cerchiati. Sampdoria che ha vinto la prima giornata poi non ha più ottenuto grandi cose, forse anche ottenendo meno di quello che meritava. Bravo Tiger a recuperare il pallone, poi Ibra, palla fuori per Figo, Figo cerca di andare, il lancio in avanti per Dacour, si intromette Ziegler, la palla va in out con le mani Luis, palla per Ibra, Ibra cerca, ha cercato la veloce per Crespo che dice era giusta l'idea ma non è riuscito a colpire bene il pallone, perlomeno l'ha messo troppo verso il portiere Mirante che può far ripartire la sua manovra. Intanto continua ad arrivare pubblico perché le strade che circondano Milano, le tangenziali, sono particolarmente ricche di traffico, traffico classico della gente che torna a casa ma traffico di gente che sta arrivando al Meazza, e allora i ritardatari si sono persi i primi 10 minuti, nessun gol per loro, tranquilli. Palla giocata dalla Sampdoria con una buona manovra che vede in Caracciolo il giocatore che scocca la sfera all'indietro per Zenoni. San Marco, largo sulla destra, l'ex giocatore del Chievo cerca profondità per Bellucci che si porta il pallone a fondo campo, tocco finale del blu cerchiato, la rimessa a favore dei nostri con Dacour che aveva protetto la manovra dell'ex bolognese. Claudio Bellucci che è partito dalla Sampdoria e vi ritorna dopo aver girato l'Italia con buona carriera a Napoli e a Bologna. Figo in mezzo a due, si distingue bene con questa palla giocata su Zanetti prima, poi Cambiasso, poi ancora Luis, il passo doble che gestisce la sfera e fa correre, giro palla sulla sinistra, pelo d'erba per il Conte che controlla, può avanzare, allarga per Cesar, eccolo il binario di sinistra con Maxwell che chiama la profondità e viene attaccato in maniera irregolare, vediamo se è punizione o laterale da Ugo Armando Campagnaro, vediamo cosa dice l'arbitro, dice forse che è calcio di punizione, vediamo. Eh sì, perché è entrato in scivolata e allora calcio di punizione, lo fa arretrare un attimino il signor Tagliavento a Luis e allora vediamo, prende in corsa Luis Figo, forza ragazzi, momento caldo, siamo al minuto 12 con questo calcio di punizione pericoloso perché da lì Luis sa mettere palle ghiotte, parte la traiettoria, svirgola Samuel, recupera Zanetti che carica un destro rimpallato dalla difesa della Sampdoria da Lucchini, recuperato poi da Dacour, Tiger controlla e può far ripartire la manovra con un pallone morbido a scavalcare il centrocampo, la testa di Lucchini che allontana sulla palla vagante, ci sono due del Doria che arrivano e allora riescono ad andare in azione di rimessa con questo lancio lungo per Caracciolo, esce dalla porta Giulio Cesar che è fuori, pericolo, attenzione, poi sbagliano tutto,
è uscito e poi si è fermato. Attenzione al contropiede, con Figo solo sulla sinistra, servito da Cesar che parte in sovrapposizione, vediamo se lo vede, attenzione, eccolo qua, vertice di sinistra, parte il cross, palla dentro, Sala allontana, bella la manovra, bravo Cesar, bravo Figo. Poi Cambiasso viene saltato dallo slalom di San Marco, che cambia gioco sulla sinistra per Ziegler può avanzare e cerca la profondità per Bellucci, palla troppo lunga e si riparte quindi con il pallone giocato da Maxwell. Cambiasso per Cesar, lo va a contrastare Zenoni, cerca il rilancio in avanti, rimpallato il Cucciu, Maxwell si ritorna nel punto di prima, sale il pressing dei giocatori del Doria che stanno coprendo molto bene, ciascuno ha un uomo da andare a gestire, da andare a seguire e subito a pressare sul giocatore che riceve palla. Figo non lo fa girare Ziegler, lui si gira comunque, non riesce poi a servire Ibra per il buon intervento di Stefano Lucchini, l'ex empolese. Allontana, Maxwell recupera e riporta avanti Prone sulla sinistra, è contrastato da San Marco, vediamo, allarga per Cesar, subito Zenone al disturbo, ecco, vedete che sono sempre addosso all'uomo che riceve palla, qua Zanetti, adesso arriverà San Marco a disturbarlo, lo fa partire, palla al piede, errore, Figo, Ziegler su di lui, gioco di gambe, si accentra, cerca la veloce con Ibra, fa velo ma Crespo non è alle sue spalle, non era giusta la diagonale delle due punte e allora ripartono loro con Bellucci e Zenoni che se ne va sulla corsia di destra, contrastato da Cesaretto, c'è il movimento di San Marco che detta la profondità, non si arrischia il pallone in avanti, Zenoni gioca facile su Palombo, poi Bellucci contrastato regolarmente da Samuel, si riparte con Dacour, Crespo, buono l'anticipo di Campagnaro nella circostanza, palla che poi non ce la fa a tenere viva Ziegler sul tocco laterale del numero 19 Daniele Franceschini, la rimessa con le mani è in favore del capitano con Mazzari che si arrabbia e si agita sulla sua panchina, un mancio abbastanza tranquillo, Varamiro, Zanetti due su di lui, allora dà l'indietro per Samuel attaccato, bisogna andare veloce dall'altra parte, non rischia Wally, allora ci pensa Varamiro a cambiare il gioco sul fronte opposto per Maxwell, il Conte controlla, c'è il Cucciu poco distante, palla a scavalcare troppo alta per Crespo. Dobbiamo giocare con più tranquillità, è normale che loro stanno facendo un buon pressing fino a questo momento, quindi stanno rendendo difficile la nostra manovra. Lucchini batte lungo, Caracciolo di testa anticipa tutti, poi recupera anche la palla sul controllo sporco del capitano, Figo lo va a disturbare, protegge bene la sfera l'ex palermitano, scambia con Ziegler, se ne va in slalom, Dacour, pallone pulito. E ha ragione, non è venuta che protesta Bellucci perché si era giocato male questo pallone Caracciolo e ne ha approfittato Dacour che è riuscito in take ad allontanare la sfera. Palla per Crespo, il velo che vuole servire l'attacco Cesar, manca l'impatto con la sfera arma letale, allora Zenoni all'indietro per Mirante che fa correre sulla sinistra per Lucchini. Avanza ancora il Doria, la palla lunga per la giocata di Franceschini che scambia con Ziegler, Bellucci, buona questa manovra, Caracciolo, apertura sulla destra per San Marco, attenzione Zenoni che entra in area, può andare al cross pericoloso, palla dentro, bassa Maxwell, c'è lui che spiattona via, buona però questa azione del Doria che ha fatto circolare bene rapidamente il pallone fino ad arrivare sulla corsia di destra per il cross di Zenoni messo in out, palla rimessa in gioco, c'è Cesar e Maxwell che vanno a recuperare il pallone, poi Maxwell non ho capito che cosa ha voluto fare con quel gesto, forse voleva farlo scivolare addosso al giocatore del Doria, palla che va in out, la rimessa dell'inquadrato Cristian Zenoni, attenzione che da lì poteva anche mettere dentro, palla giocata male poi dal numero 21 Paolo San Marco, allora si riparte già a palla viva con il capitano che se ne va di gamba. Forza Capelli, forza Saverio, attenzione, Franceschini lo va a contrastare, c'è il raddoppio di Bellucci, palla su Dacour, Dacour in avanti per Ibra, eccolo qua il movimento che fa scardinare la difesa del Doria, palla larga sulla sinistra per Cesar, se ne va a centrale Ibra a prendere il cross, Cesar parte in dribbling con il destro, svirgola il pallone calciato male, ripartono poi loro con Zenoni e San Marco, Zenoni si va a infilare in un buco, il tocco finale di Cambiasso, la palla in out ed è 0-0 al quarto d'ora, superato da due minuti tra Inter e Sampdoria, partita che non è decollata ancora nel migliore dei modi. La rimessa in gioco, pallone che inizia ad avere
parecchie zone nel campo in cui rimbalza male. Cesar recupera una rimessa errata di Zenoni, mette in movimento Cambiasso, cerca di farci correre il pallone veloce, Ibra di prima, palla per Dacour per Luis Figo che parte in dribbling, bravo Luis, attenzione, allarga per il capitano, capitano salta l'uomo e vai al cross, eccolo qua, cross da quella palla, finta contro finta, va dentro, attenzione Saverio, guadagna al fondo, cornerone. E beh, possono essere anche queste le strade, cioè delle palle native per sbloccare e per trovare il varco in una difesa molto attenta che si piazza con otto uomini. Parte la traiettoria di Figo, il colpo di testa di un difensore, Mirante va in presa alta, sicura, protetto da Lucchini a recuperare questo pallone, pronto a far ripartire la manovra dei suoi con le mani, palla fuori per Lucchini. Lucchini che batte lungo il pallone cercando e trovando San Marco, attaccato da Cambiasso, deve tornare indietro nella sua metà campo per controllare questa sfera, poi lancia lungo per il taglio di Bellucci, bellissimo l'intervento di Cordova con un colpo di tacco, poi Caracciolo tenta addirittura il tiro dai 30 metri, palla rimpallata, Ziegler non vuole la rimessa laterale, vuole tenere palla viva per andare in azione personale al cross, chiuso, palla fuori, attenzione Palombo, circolazione buona del pallone per San Marco, il cui destro è a lato ed è il primo tentativo verso una delle due porte. Lo scocca San Marco al minuto 19, però vedeva la porta da lì, quindi pericoloso, fa bene a uscirgli contro Samuel, lo costringe ad accelerare, ad allargare un pochettino di più il colpo, primo piano per il 24enne Paolo San Marco in comproprietà tra Sampdoria e Milan. Palla giocata da Maxwell, avanza disturbato proprio da San Marco, se ne va, palla al piede fino al cerchio di centrocampo dove trova collaborazione di Dacour, giro palla sulla destra per Figo, sovrappone il capitano, vediamo Luis che parte ciondolando come sua tradizione, poi ciondola e fa cadere gli avversari, scambia con il capitano, ancora subisce un colpo da Franceschini ma resiste mantenendo il possesso della sfera, c'è il cambio di gioco sul fronte di sinistra per Maxwell che può allargare immediatamente per Cambiasso, pubblico che si fa sentire incitando i nostri ragazzi, palla di Cesar, ancora attenzione, Maxwell allarga ancora per Cesaretto, buono il movimento sulla corsia, attenzione però è chiuso, si gira bene, tiene palla dentro, ancora Cesar, si va a vedere, buona la manovra, guadagna il fondo, il cross arretrato, Cambiasso, arriva Cesar, anticipato, Figo, vede la porta, piazza il tiro, lo murano, Dacour cerca di andare al tiro e la palla è smorzata dall'intervento di Lucchini, parata da Mirante, ma buona questa manovra dei ragazzi al minuto 20 con il tiro conclusivo di Olivier Dacour, palla rilanciata e già recuperata dai nostri con Zanetti che avanza nuovamente, contrastato da Franceschini, palla per Figo, cerca la veloce, non passa, Lucchini recupera Dacour, reclama la palla Ibrahimovic che non viene servito rapidamente, peccato, Figo, Ibra, eccolo qua, perde palla per l'intervento di Lucchini, poi la recupera Cambiasso sull'anticipo di Cordoba Caracciolo e allora il Cucciu cerca di articolare una manovra sulla sinistra con Cesar, buona l'intesa del tandem Zanetti, scusatemi, Maxwell Cesar, adesso non passa questa triangolazione con Cambiasso, c'è un intervento di Dacour irregolare, no, regolare dice l'arbitro, alzati, allora si può ripartire, qua azione veloce, Ibra cerca l'1-2 con Crespo che incespica, poi Dacour bravo a recuperare palla ancora una volta, Figo cerca di andare, Ibra vediamo cosa inventa qua, inseguito da Sala, uno contro uno, attenzione il genio, cerca di andare, colpisce male, ma voleva mettere il pallone da fermo un po' a giro e la palla va a fondo campo, intanto vincono la Roma a Firenze e il Milan a Palermo. Il primo piano è per il presidente Massimo Moratti e la sua signora, la rimessa da fondo affidata a Mirante che batte lungo la sfera mettendola nella metà campo nerazzurra, Cordoba di testa, c'è il fallo di Caracciolo ai suoi danni, così dice Tagliavento, punizione a nostro favore con Cambiasso che mette in movimento Maxwell, si cerca molto di partire lateralmente nell'articolare la nostra manovra anche perché a centrocampo loro hanno tre uomini, quindi hanno una superiorità numerica, abbassano anche Bellucci, quindi riescono sempre a mettere qualcosina in più in quella zona, intanto c'è Zanetti che apre bene, Maxwell, Cambiasso, vediamo, un po' lenta la manovra, e allora anticipato Ibrahimovic,
poi Ibra recupera ancora su un buon intervento di Dakur, questa palla vagante si ferma, appoggia per Dakur che può far proseguire sulla destra il capitano. Siamo un po' lenti però. Palla larga sulla destra per Figo, Ziegler lo contrasta, vediamo lui, si inventa, crossa e crea il pericolo, ci prova. Ziegler non lo molla, non desiste però Luis, palla buona per il capitano, può andare a cross, palla dentro, non ci arriva il Cucciu sulla palla vagante, il lesto intervento di Tiger Dakur, palla recuperata da Maxwell, siamo al limite, non passa la veloce Ibra Cambiasso, poi c'è un fallo ai danni di Cordoba, dice di no l'arbitro perché dà il vantaggio, perché la palla la tiene Wally, poi Zanetti, poi Figo, sempre Ziegler alle sue spalle, se lo beve con facilità il velo, bellissimo Crespo, Ibra può andare solo, Ibra il tiro, è gol, 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 il genio, il genio, bella azione, al 23, quinto gol, bellissima la manovra, bellissima la manovra, tutta da rigustare, tutta da rivedere, la grande azione, Figo, il velo di Crespo, il movimento a venire incontro di Ibra, quando le due punte giocano e fanno bene la linea, se c'è la finta dietro c'è l'altro, si può andare in porta, e così è stato, 24 minuti di gioco, guardate Figo, eccolo qua, vedete che c'è la perfetta linea fra i due, e a questo punto Ibra aveva due opzioni, metterla nello spazio per Crespo, andare da solo, va da solo e la mette dentro, è il gol dell'1-0, azione capolavoro dei ragazzi, azione capolavoro dei ragazzi. Bellissima questa manovra, complimenti, momento eccezionale, momento eccezionale di calcio per gli amanti del bel gioco, questa è una di quelle azioni che bisogna tenere a memoria perché veramente c'è tutto quello che bisogna fare durante gli allenamenti, si provano queste cose e poi quando vengono c'è la giusta soddisfazione, c'è la giusta soddisfazione. E allora si riparte con Cambiasso, Maxwell, bella la manovra, ci è piaciuta. Palla giocata all'indietro su Samuel che può far circolare il pallone all'indietro per Cordoba, si riparte ancora una volta. Palla giocata su Zanetti, Mancini dice vieni qua. Porta via l'uomo Figo, Crespo in avanti, troppo alto, il pallone Mirante recupera, ma riconcilia con il calcio questa bella azione, poi dicono che non ci sono schemi e forse gli schemi, se qualcuno capisce di calcio riesce magari a capire che queste sono cose che si provano, poi quando riescono, non sempre riescono, ma a volte funzionano. Intanto c'è un colpettino di Cambiasso che perde palla, Bellucci fa ripartire Cristian Zenoni, anzi San Marco, il pallone all'indietro, cerca Palombo di far circolare il pallone con una certa difficoltà, è Franceschini che lo aiuta, pallone di San Marco dentro per Ziegler, c'è Giulio Cesar che è in anticipo e con le mani fa ripartire, passo doble immediatamente, dice Mancini vieni via, lasciala lì e vieni via, Zanetti cambia gioco sulla sinistra, tanto Genoa in vantaggio, ovviamente non hanno accolto bene questa notizia i tifosi del Doria. Palla che viene giocata da Cordoba, Samuel, Inter che adesso ha trovato il gol, adesso deve gestire e deve evitare di fare quello che tante volte non è riuscito a fare in questa stagione, cioè a chiuderlo il match finché è caldo, come si dice, tanto qua c'è un errore di misura da parte di Cesar, con la palla che va in out, la rimessa è affidata al Doria, se ne incarica Zenoni, Zenoni che mette lungo il pallone, la testa del Cucciu che non butta via la palla ma l'appoggia in una zona dove sa che può arrivare un compagno, Dakur, e allora ancora il Cucciu può andare al cross, scambia con Cesar, azione personale, numero di Cesar, guadagna il fondo, palla dentro per Cambiasso, entra in area, cross, colpo di tacco di Crespo, che bella azione, che bella azione. Intanto il boato che sentite al Meazza è quello legato al pareggio della Fiorentina con Gamberini, tanto c'è questa scivolata di Giulio Cesar che trova quella soluzione per andare al recupero di un pallone che stava scivolando a fondo campo in calcio d'angolo. Palla giocata da Maxwell, bene con questo pelo d'erba, giro palla sulla destra per Cordoba, Zanetti in avanti per Figo, attaccato irregolarmente da Ziegler, primo intervento dell'arbitro per un fallo su Figo che fino a questo momento è sempre arrivato in anticipo.
e si riparte con un calcio di punizione in favore dei ragazzi, già battuto da Ivan Cordoba. Ivan, capitano, capitano, vice capitano, attenzione, vanno sullo stretto, pressati. Allora andiamo indietro da Giulio Cesar, che così non commettiamo incertezze. E Giulio Cesar calcia a lungo questo pallone, Crespo di testa spizza il pallone, ci prova Cesar, Sala in un gesto non facile, recupera il pallone, retropassaggio per Mirante, vanno a mordere in due, Mirante calcia via, fuori gioco di rientro, bravo, meglio tenere fuori gioco, bravo, 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 bravo là in fondo Strocchia a vedere il movimento di rientro di Bellucci e di Caracciolo. Mazzarri si agita in panca, ne ha donde, eccolo qua il signor Paolo Tagliavento. Curiosità, di Tagliavento l'anno scorso ha diretto l'Inter due volte, in entrambe le occasioni contro la Sampdoria, un pareggio all'esordio casalingo in campionato 1-1 all'inizio della stagione 2006-2007, poi una vittoria sempre dell'Inter a Luigi Ferraris per 3-0. C'è un buon intervento di Bellucci che perde però il pallone, allora da Kur, Cesaretto, Maxwell, retropassaggio un po' corto, Wally, bravo, bravo, bravo Wally, deve mettere minuti perché in Champions c'è lui come difensore, unico baluardo, gioca da solo, ha detto gioco da solo, in Champions gioco da solo. Palla di capitano che mette in avanti per Figo l'anticipo di Ziegler, palla recuperata da Franceschini, e allora ripartono loro con questa percussione irregolarmente contrastata a Caracciolo dal tandem Dacour Samuel, e quindi calcio di punizione. Calcio di punizione che viene battuto immediatamente da Lucchini, palla giocata su Palombo, Palombo in avanti per Franceschini, Ziegler, non è male questa idea di manovra, ma è imprecisa la giocata dello svizzero per il compagno Bellucci, e allora anzi era San Marco che aveva tagliato. E allora riparte ancora la nostra formazione con il Conte, Tiger Dacour, palla in avanti per Ibra, retropassaggio per Figo che ci arriva con gesto scivolone a recuperare palla, e allora il capitano, capitano ancora per Luis, ancora capitano, vedete come sono sempre addosso, intanto c'è fuori gioco di rientro di Ibra, discutibile questo, da rivedere. Ne aveva almeno altri 7 dietro, non ho capito come l'ha visto rientrare, però vabbè, era lì l'arbitro, eccolo qua, vediamolo. Eh sì, aveva visto bene, aveva visto bene perché era partito molto da dietro. La testa del capitano che allontana, Palombo che recupera questo pallone all'altezza della linea mediana del campo e lo gioca facile sulla destra, c'è il velo di San Marco per la corona di Campagnaro. Campagnaro cerca di andare al cross direttamente, poi gioca ancora all'indietro il pallone per il compagno e poi Gigi Sala. Sala che avanza, cerca il pallone a spiovere dentro l'area di rigore per Caracciolo, palla troppo alta. Ricordiamo le due panchine, con Roberto Mancini, Toldo, Stankovic, Cruz, Adriano Burdisso, Suazo e Pelé, con Walter Mazzarri, Castellazzi, Bonazzoli, Ike, Calù, Gastaldello, Del Vecchio, Pieri e Antonio Cassano, di cui è annunciato l'ingresso in campo nel secondo tempo. Palla giocata da Samuel in avanti, continua con efficacia il pressing della Doria, ma una volta che sono riusciti a vanificare questa manovra piuttosto incessante di disturbo, i nostri sono andati in porta, e questo è il segnale, bisogna insistere, non bisogna mollare. Eccolo qua il movimento Crespo, Ibra anticipati da Sala, tiene palla dentro la Samp, rilancia Ivaramiro, attaccato da Caracciolo, da Cur, bravo di prima, indietro per il capitano, subito però sale Franceschini, vedete come subito vanno a disturbare, sempre il movimento a disturbare, sempre fastidiosi, non ci fanno giocare, e allora ecco che bisogna andarsene a cercare gli spazi, poi cercano di rubar palla, bravo da Cur, Figo, Ziegler, ripartono loro con Palombo e loro cercano di mettere in difficoltà, di raddoppiare anche dove possibile, palla larga con Ziegler che cerca di andare al cross, lo chiude da Cur che gli porta via il pallone, pulito, regolare, elegante in cashmere l'entrata di Tiger, non c'era bisogno della spugnetta grezza, quella per pulire le pentole. Ibra, palla all'indietro, buono la giocata per il capitano, capitano che si ferma, gli dicono cambia gioco di là, cambia gioco di là, cambia gioco di là.
e lui cambia gioco di là, dopo che gli hanno detto così tante volte, in tanti ha dato ragione. E allora avanza Maxwell, contrastato, cerca la veloce con Cesar, buono il binario di sinistra, se ne va il Conte, arriva al limite dell'area, lascia la palla a Cesar, c'è largo, è preso in controtempo Crespo, peccato. Preso in controtempo, arma letale, non riesce a gestire questo pallone, stava andando verso la porta e invece Cesar gli aveva appoggiato la palla all'indietro per un 1-2. Palla in out, rimessa con le mani che il Doria si appresta a battere mentre Mazzarri chiama a sé Ziegler per dare indicazioni all'elvetico. Mentre tutto questo accade, Tagliavento ferma il gioco per una punizione a favore del Doria per un fallo a centrocampo danni di Bellucci. Punizione battuta con Zenoni che avanza sulla destra, controllo difficile della palla, Dacour, scusate, Cambiasso quasi riesce a portargliela via. Cambio di gioco sulla sinistra per Ziegler, eccolo qua, Reto Ziegler che controlla, è giovane, ha 21 anni questo ragazzo. Palla giocata all'indietro per Palombo, Palombo per Lucchini. Lucchini che avanza, cerca di dare profondità per Bellucci, il cui colpo di testa non trova l'arrivo di Caracciolo, ma Maxwell che allontana. Palla in aria, la testa di Ibrahimovic, Crespo, c'è fallo del genio ai danni di Lucchini. Calcio di punizione, protesta timidamente Ibrahimovic, un po' se la ride. Dice, ma cosa ho fatto? Io sono semplicemente saltato. Ha ragione, in realtà non si è appoggiato su nessuno. È saltato da solo, qua è proprio un errore di Tagliavento che si è stato fatto trarre un po' in inganno da quello che non era accaduto. Palla dentro l'area, attenzione, c'è il capitano che esce elegante su Franceschini, allora riparte, se ne va di gamba, lo seguono in due, si fermano perché lui si ferma. Mancini dice a Cesar, dai profondità, vai largo, vai in fondo che la palla arriva a te. Cambiasso, ora si arriva a Cesar e gli scivola sotto la suola, ha messo il tacchetto corto, peccato, Cesaretto non ci arriva. Intanto rivediamo l'azione di prima, la palla che carambola sulla spalla di Zanetti che gli rimbalza addosso, non c'è motivo di protestare di alcunché. Palla rimessa in gioco intanto sul fronte di destra e qua stavolta si ingamba Cristian Zenoni con la palla che va in out e la rimessa con le mani, offensiva a favore dei ragazzi con Maxwell che se ne incarica, il Cucciu, Ibra che vengono incontro, sbaglia Cambiasso l'appoggio, poi la palla che va nuovamente in out, la rimessa con le mani che ancora una volta Maxwell effettua, c'è il movimento di Ibra, Ibra controlla, protegge da Cucciu che dà l'indietro per Ivan Ramiro che può far correre il pallone velocemente per Zanetti. Andiamo sulla destra, fronte offensivo, Bellucci già al disturbo, palla in avanti imprecisa per Crespo, Lucchini che allontana, Bellucci che ha un buon controllo, poi Zanetti che si intromette e recupera questo pallone, subisce l'irregolarità, l'arbitro ferma il gioco, ci sono gli estremi del giallo qua, eh? Qui dovrebbe esserci l'ammonizione per Bellucci perché una strattonata così evidente dovrebbe essere sanzionata. Tagliavento lo grazia, calcio di punizione, quindi semplice reprimenda verbale di Tagliavento ai danni di Claudio Bellucci. Punizione battuta a Cesar, siamo sul binario di sinistra, scivola, poi bravo, riesce a recuperare da terra un pallone, era scivolato e mette in movimento Maxwell, entra in aria, palla dentro, Crespo! C'è l'anticipo di Mirante che si prende un colpo in testa, veloci ad entrare dalla panchina del Doria, dice io non l'ho toccato, dice Crespo. Vediamo, bellissima questa manovra, vedete come funziona il binario di sinistra, la palla dentro, no, in realtà l'impatto è Mazzarri imbufalito, ma l'impatto è tra Gigi Sala e Mirante, una Sala contro la testa di un portiere, insomma è un impatto piuttosto violento e Cassano se la ride. E va bene, è buon umore di Antonio Cassano. Si riparte quindi con una rimessa da fondo, non penso che ci siano, eccolo qua, vedete che Crespo proprio va lungo e l'impatto è tra Lucchini, scusate, non Sala ma tra Stefano Lucchini e il portiere Mirante, primo piano per la nostra panchina con Sinisa e il Mancio. L'arbitro dà un calcio di punizione per un fallo anche qua che non c'è, perché non c'è stato fallo. No, allora Treforoni, Tagliavento, scusatemi, dice che non è fallo, dice che è rimessa da fondo, vabbè, poco cambia, tanto 2 metri in più, 1 metro in meno, non è che faccia differenza.
Si riparte allora con il rilancio del pallone da parte del portiere del Doria, quando siamo arrivati al 37esimo minuto, Inter in vantaggio per una rete a zero per il gol, guarda caso, del genio Ibrahimovic, quinto sigillo stagionale, gioco fermo per un fallo su Caracciolo e calcio di punizione in favore dei blucerchiati all'altezza del cerchio di centrocampo. Vediamola, il braccio di Walter Samuel che ostacola Andrea Caracciolo nel suo tentativo di gesto aereo, palla giocata larga sulla destra per Zenoni, all'indietro per Campagnaro che butta il pallone in avanti, dove Giulio Cesar ringrazia, recupera il pallone, vediamo se calcia o lo gioca con le mani, si invita ad aprire la linea dei quattro difensori ma rimangono in copertura. Adesso c'è un rilancio in avanti, attenzione, palla colpita di testa irregolarmente, danni di Crespo, trattenuto anche per la maglietta, c'è una rimessa laterale semplicemente a nostro favore. 38 minuti giocati, con il capitano che rimette il pallone in gioco per Figo, Ziegler alle sue spalle, Luis cerca di andarsene, lo tocca anche Franceschini, poi il tocco finale è di Figo che protesta un po' con Rossomando, rimessa con le mani affidata a Reto Ziegler, girata lunga a cercare Caracciolo, controlla il pallone bene con il petto il l'ex giocatore del Palermo, palla che viene contrastata in out dal tandem da Cur Cordoba e rimessa con le mani sotto la panca di Mazzarri, ancora affidata a Ziegler, Ziegler cerca ancora Caracciolo, Ivan Ramiro subisce questa volta il fallo dell'Airone, lo chiamano così, l'Airone, compagnia aerea, palla recuperata con Cambiasso, Wally Samuel e riparte ancora Ivan Cordoba, Ivan Ramiro che può giocare pallone facile su Samuel, mentre i quattro là davanti, Cesar, Figo, Ibra e Crespo, non danno punti di riferimento, perlomeno ci provano, sono mobili, buon movimento dei giocatori là davanti, però continuano a pressare, non è facile giostrare il pallone con sempre l'uomo addosso a chi ha la palla. Adesso c'ha uno spazio buono Cesar e lo sfrutta andando in avanti, Ibra, buona la palla per Cambiasso che cerca un pallone in profondità ma non è né un tiro né un passaggio questa giocata, peccato. Mirante recupera e con le mani mette in movimento Ziegler e Cucciu è già lì e gli porta via palla immediatamente, poi Ziegler vince un rimpallo però e se ne va, gioca bene questo ragazzo, l'intervento in anticipo di Samuel su Caracciolo che cerca di fare un fallo da tergo al capitano che resiste, palla giocata da Ibra, se ne va Cesar in sovrapposizione sinistra, il genio cerca l'azione personale, guarda Cesar, lo serve ancora Cesaretto all'indietro per Ibra, tanto problemi per Cambiasso, palla limite da Cur, palla dentro, attenzione, Cesar solo, il tiro, sfiora il palo solo contro Mirante, era la palla del 2-0, peccato, mani nei capelli, pochi, ma mani nei capelli è modo di dire, di Cesar che sciupa, bellissima questa azione, la palla di Dacur, vedete che fuori gioco non ci può essere perché Lucchini non sale e lui spreca la palla del 2-0, peccato, davvero peccato, intanto Roma ancora in vantaggio a Firenze, palla recuperata dal Doria con Lucchini, Palombo, Sala, Campagnaro che si fa vedere, il pallone rilanciato in avanti, Maxwell che anticipa, Cambiasso, Maxwell tutto in rapidità, se ne va il Conte, azione personale, va in slalom, palla buona, Ibra, entra in aria, Crespo solo, ai Mirante, bravo Mirante, buon senso della posizione, arriva, ma bellissima l'azione di Maxwell che se n'è andato dritto per dritto, è andato il capitano, recupera un po' pallone, è in vantaggio su di lui però Franceschini, no, capitano lo salta, se lo beve, entra in area dalla destra, attenzione, palla arretrata, troppo per Crespo, recupera Palombo, peccato, Inter che sta cercando di chiudere il match e deve provare a farlo finché il terreno è ancora in buone condizioni. Riparte il Doria sulla destra con Zenoni, Caracciolo difende il pallone, si gira, allarga sulla destra per Cristian Zenoni, Zenoni gioca orizzontalmente il pallone per Palombo che può far correre sulla sinistra per Reto Ziegler, Ziegler cerca di mettere il pallone dentro, il colpo di testa di Caracciolo che allarga la palla ancora per Zenoni, cerca di andare al cross, chiuso, palla fuori per Caracciolo attaccato da Cesar, cerca di andare al cross, non ci sono però torri al centro per raccogliere, adesso ci va lui con Zenoni che cerca di crossare con il sinistro, palla fuori per Palombo, c'è l'intervento in anticipo di Crespo che mette il pallone in out, la rimessa con le mani per il Doria, 42 minuti giocati al Meazza, Inter 1, Sampdoria 0, il gol di Ibrahimovic, ma poco fa la palla del 2-0 sul sinistro di Cesar contro il portiere, da solo ha tirato di una spanna fuori,
Tanto parla Mazzarri con Cassano, segno che probabilmente potrebbe schierarlo già dall'inizio della seconda parte della gara. Palla che viene giocata da Zanetti per Dacour. Dacour per Zanetti, ancora Olivier all'indietro per Ivaramiro. Si ferma e gioca il pallone per Samuel. Samuel allarga sulla sinistra per Maxwell. Maxwell ancora per Wally, che può avanzare indisturbato, ma non ci sono movimenti buoni. Allora ecco che vede movimento buono per Ibra. Ibra, numero, attenzione, cerca e trova, non trova, peccato, voleva servire uno tra Crespo e Cesar, palla che è rimasta a metà. E allora Sala allarga per Ziegler, figo il disturbo, palla in avanti, cerca di liberarsi come può San Marco, non si riesce a liberare, la rimessa con le mani già vedata da Zanetti che scambia con Figo. Dacour attaccato da San Marco, buono movimento per il capitano, siamo sull'out di destra con Dacour. Ibra sbaglia l'appoggio, ripartono loro con Palombo, Caracciolo, attenzione al contropiede, Bellucci che si allarga, Zenoni che si fa vedere ma sbaglia tutto Caracciolo, regalando palla a Giulio Cesar. 43 minuti nel primo tempo, Inter in vantaggio per 1-0. La palla giocata da Cambiasso. Cambiasso allarga per Maxwell. Cesar si fa vedere, viene servito. Eccolo qua che avanza, palla al piede per Ibra, il pallone indietro per Cambiasso. Cambiasso per Dacour, subito attaccato da Franceschini. C'è sempre l'uomo addosso, c'è sempre l'uomo che aggredisce. Adesso c'è San Marco da questa parte, cerca l'1-2 Crespo con Dacour, che subisce a nostro avviso un fallo, non è di questo parere Tagliavento. Allora ripartono loro con Franceschini, siccome San Giovanni non fa inganni, la palla la porta fuori direttamente con questo passaggio sbagliato, e la rimessa in gioco quando stiamo entrando nell'ultimo minuto. Non penso, forse sarà un minuto di recupero per un intervento dei sanitari a soccorrere Antonio Miranti in uno scontro in area con un suo difensore. Samuel, palla per Maxwell, una buona Inter nel primo tempo, ma un Inter che doveva cercare di chiudere direttamente il match in questa prima frazione. Ha fatto bene, ma non ha trovato il gol del raddoppio, anche se il taccuino non è davvero, è piuttosto sgombro di episodi, a parte il gol, l'occasione di Cesar, non tante opportunità nel primo tempo. Cesar, sempre lui, sempre nel vivo del gioco, palla per Ibra che controlla male questo pallone, forse voleva fare una finta per Figo e la palla gli è rimasta un po' addosso. Intanto questo pallone non viene considerato retropassaggio, giustamente a mio modo di vedere, e allora è Mirante pronto a far ripartire la manovra con questa battuta lunga tesa. La testa di Zanetti, poi quella di Franceschini, poi Caracciolo che appoggia per Bellucci, attenzione che quello tira, attenzione Bellucci, palla larga per Ziegler, pericolo, entra in area dalla sinistra, il suo cross sul palo lontano, a cercare ancora Bellucci, esce da Cor, palla al piede, fa ripartire il Cucciu, largo c'è Cesar, eccolo subito servito dalla parte di destra, si fa vedere Luis Figo, palla per Ibra, attenzione, vediamo che cosa vede, vede Cesar sulla sua verticale, lo serve, brutto fallo da Nedim Ibrahimovic che resiste, numero ancora, attenzione il genio, il pubblico si esalta per queste giocate di Ibrahimovic che fa un paio di numeri dei suoi, scambia con Cambiasso, attenzione Ibra, palla dentro, è troppo lunga per Cesar, peccato, ma il pubblico si è divertito. Un minuto di recupero concesso da Tagliavento e se ne sono già andati 15 secondi, quindi stiamo avvicinandoci al fischio finale dell'intervallo. Il rilancio di Mirante, la testa di Samuel, anticipo su Caracciolo, Bellucci allarga il pallone per la correre di Zenoni, anticipato da Cesar, bravissimi, sono corti i nostri, stanno gestendo bene, non hanno avuto modo di poter fare ripartenze in alcun genere i giocatori del Doria. Qua abbiamo spazio noi per andare 3 contro 3, vai Cesaretto, vai da solo, attenzione, Cesar chiuso, ne ha addosso 2, adesso bisogna aiutarlo, Cambiasso arriva, e allora pallone che deve cambiare dalla parte opposta, bravissimo il Cucciu, è l'ultima azione, mancano 5 secondi, non c'è tempo. Io dicevo tira, vai da solo, perché guardavo il cronometro, cosa che non potevano fare dal campo. Allora 1-0 per il gol di Ibrahimovic al minuto 23, buona Inter, merito la vittoria dopo il parziale del primo tempo, ma pausa per noi nella regia. Nuovamente collegati con il Meazza per il secondo tempo della partita tra Inter e Sampdoria, con squadre pronte per iniziare la seconda parte della gara. 1-0 dopo i primi 45 minuti per il gran bel gol di Zlatan Ibrahimovic al minuto 23 del primo tempo. Non ci sono novità nelle due formazioni, quindi si può riprendere con gli stessi effettivi con cui si è
terminata la prima parte, allora inizia in questo momento il secondo tempo con il pallone subito rilanciato dalla Sampdoria verso l'area nerazzurra, allontana Ivan Cordoba, poi Crespo salta vuoto, Ibra non ci arriva per l'anticipo di Franceschini, palla in avanti, intanto c'è un giocatore nerazzurro a terra, proprio Crespo, e quindi si ferma l'azione, si stanno riscaldando Suazo e Adriano da una parte, Cassano dall'altra. Colpo alla schiena per arma letale, intanto panoramica sugli altri campi, la Roma vince a Firenze, il Genoa vince in casa con l'Udinese, il Milan vince a Palermo, il Siena sta vincendo con l'Atalanta, tutti gli altri 0-0, ovviamente Inter in vantaggio per una rete a 0 sulla Samp che avanza con Franceschini, palla lunga per Ziegler, tiene palla viva, scambia con Bellucci, è imprecisa la triangolazione anche perché Ivan Cordoba anticipa anche Caraccio allontanando, però ne mettendolo in out, è rimessa con le mani in favore della formazione di Mazzarri che sta facendo riscaldare Cassano, mentre ricordiamo Mancini sta facendo riscaldare Suazo e Adriano. Palla rilanciata in avanti di testa da Cambiasso, la tengono dentro i giocatori del Doria che sembrano partiti con la volontà di trovare subito un acuto vincente. Calcio di punizione per un fallo di Ibra su Palombo, punizione battuta, avanza Campagnaro, sbaglia l'appoggio, Cesar può far ripartire la manovra, se ne va con azione personale, mette in movimento Crespo, posizione regolare, arma letale, entra in area dalla sinistra, attenzione, lo contrasta Campagnaro, arriva Cesar, palla dentro, attenzione, colpo di tacco, non si chiude la triangolazione, era bella l'idea, peccato, e allora ripartono loro con Zenoni. Zenoni e San Marco cercano le due tare e si infilano bene, attenzione 3 contro 2, pericolo, San Marco arriva al limite, palla per Caracciolo, possono andare al tiro, il cross ancora, il pallone che è protetto da Samuel per l'uscita di Giulio Cesar, bravissimo Samuel nella circostanza, ma pericoloso questo inserimento con 3 giocatori del Doria e 2 dell'Inter nella fase conclusiva, intanto c'è Ibrahimovic, Sala che allontana il pallone, colpo di testa, poi di Samuel ancora, poi Cambiasso, poi Dacur che perde palla, la recupera Bellucci, azione un po' confusa, pallone che viene cambiato sulla destra per Zenoni, controlla con il petto, c'è Cesar su di lui, gli tocca via la sfera ma la recupera San Marco, San Marco centralmente per Palombo, Palombo vediamo cosa vuol fare di questo pallone, attaccato da Dacur, lo dà indietro, prende un calcione, cade a terra, si rialza, la palla è già sulla sinistra per Ziegler che avanza, gioco di gambe per andare al cross, palla dentro, ben calciata, Maxwell con il petto, bravissimo per Giulio Cesar, calma dice la Chiappasogni che con le mani mette in movimento immediatamente Figo, palla che schizza sul terreno bagnato ma Luis capisce e se ne va. Azione personale, c'è il movimento di Crespo, si ferma, arma letale, attenzione, cerca di andare, vince un rimpallo, entra in area, poi arriva in diagonale Campagnaro, mette la palla in out, intanto 2 gol nei primi minuti sugli altri campi, vi segnano Catania e Juventus. Palla rimessa in gioco dal capitano, primo piano per David Suazo, 1-0 per l'Inter, pallone rimesso da Kur, il capitano, ancora Tiger che avanza, palla al piede, mette movimento Figo, buono l'1-2 con Ibra, attenzione Ibra si allarga, gli toccano via il pallone, numero Ibra, solo tiro, gol, gol, è 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 gol, mamma mia che gol, mamma mia che gol, mamma mia che gol, il genio, mamma mia che gol, il genio, al minuto 3, spettacolare azione del raddoppio, azione personale di Ibrahimovic, azione personale di Ibrahimovic, un capolavoro, se il primo gol è stata una bella azione corale, qua c'è tutta la genialità di Ibra, che capolavoro, me lo voglio rivedere, guardate, prende palla, lo contrastano, vince in mezzo a due, dribbling, tiro e gol, potenza, eleganza, forza, tecnica, c'è tutto in questa azione dove resiste anche alle trattenute, si difende sbracciando a sua volta, ma qua fa un numero, un cambio di direzione che pochi potevano immaginare. Protesta Mazzarri perché voleva forse un fallo, tanto 2-0, mettiamolo in cascina, colpo di tacco di Maxwell, il Cucciu rimpallato, ancora Cambiasso chiuso, gioca su Samuel, all'indietro su bravissimo Wally, bravo, 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 Cambiasso si è quasi fatto male, Caracciolo nell'azione di poco fa,
si rialza, si ferma Zanetti perché vuole vedere le condizioni del giocatore del Doria, e Tagliavento gli dice gioca, e dice sì, però volevamo un cenno da lui, sportivo il capitano. Si erano fermati anche Cordoba e Samuel per capire la finta di Samuel, aveva andato a vuoto di fatto Caracciolo, che aveva avuto un movimento in torsione, era rimasto un po' lì, quindi uno si può anche preoccupare per un avversario che magari si è infortunato. Palla di Zenoni, orizzontale per Franceschini, bellissimo il gol di Ibra per il raddoppio. Palla giocata da Zenoni con un cross che carambola addosso a Caracciolo, che calcia il pallone in tribuna. E allora 2-0, veramente bella la manovra. Eccola qua, ancora una volta rivista, spettacolare, eccolo qua, vedete come vanifica tutti quanti, poi con il sinistro tira una sassata. Ed è il 2-0. E allora palla che viene giostrata dal capitano che gioca per Dacur, in avanti per Luis Figo, forza ragazzi, la percussione ancora per Ibra che cerca di andarsene in mezzo a due, chiuso, palla dentro per Cesar, fuori Figo, attenzione, contro cross, che bella l'idea di mettere un pallone in lob, e poi ancora Maxwell in avanti, allontanano loro, recupera Samuel, bravo nell'anticipo, c'è Cesar, c'è Maxwell, ricevono, si scalda anche Stankovic, contro cross ancora, calcio d'angolo. È un Inter che adesso gioca in punta di piedi molto bene, bellissima l'azione del gol del raddoppio, ma bella anche questa di manovra, primo piano per Ugo Armando Campagnaro, 27 anni, mentre è pronto ad entrare Cassano con Mazzarri che gli sta dando le ultime indicazioni. Dalla bandierina di sinistra va Figo che sposta un peluche posizionato nell'angolo, parte la traiettoria, palla a giro, Mirante lì, palla rimessa in movimento con le mani, c'è il fallo di Zanetti ai danni di San Marco che aveva cercato di ripartire rapidamente. Si stanno scaldando allora Adriano, Suazo e Deki Stankovic, ricordiamo che in panchina siedono anche Pele, Burdisso e Julio Cruz, intanto c'è il gioco fermo per un fuorigioco di rientro da parte di un giocatore del Doria, Bellucci nello specifico. E si riparte con il calcio di punizione battuto, palla che viene giocata da Ivan Cordoba sulla destra per il capitano, è il momento di Cassano, palla che viene giostrata all'indietro, tanto c'è grande tifo sugli spalti del Meazza, dove è arrivata un po' più di gente, siamo oltre 35.000 circa. Palla rimessa in gioco dal capitano, Tagliavento fa arretrare la posizione di Puppi per riprendere il gioco, e allora eccola lì la palla a testa di Figo, Dacur scaramente in avanti, il pallone allontanato da Gigi Sala, poi Cambiasso bene, Dacur un rimpallo non lo favorisce, Palombo riesce ad avere la meglio, Ziegler riescono bene sullo stretto, poi scivola Ziegler, Cambiasso, Dacur lo vanno a mordere, irregolare secondo Tagliavento l'entrata di Cambiasso, calcio di punizione in favore, ed eccolo qua il cambio, esce il numero 19 Franceschini, entra Antonio Cassano al minuto 9, e quindi adesso tornerà a essere un 3-4-2-1 con Bellucci, Cassano e Caracciolo. Fischi per Cassano da parte del pubblico, fischi per Cassano da parte del pubblico, Cassano se la ride. Ci sfugge il motivo per cui stiano fischiando onestamente Antonio Cassano, tant'è. Palla rimessa in movimento, subito Cassano si guadagna un calcio di punizione per questa entrata irregolare di Dacur ai suoi danni. Calcio di punizione battuto con la palla giocata da Palombo, si districa bene, Cassano parte in dribbling, cerca il taglio dentro per l'inserimento di Sala che era salito altissimo,
e c'è l'uscita di Giulio Cesar, il rilancio, palla per Crespo troppo alta, Cesar, palla di Cambiasso, sbaglia l'appoggio ancora, Campagnaro è in vantaggio, recupera questo pallone, lo rimette in avanti per Cassano che cerca di lanciare in profondità Caracciolo, è in vantaggio Cordoba ma perde palla e allora Caracciolo arriva al limite, l'intervento è di grandissimo Walter Samuel e si riparte in contropiede con Figo, Crespo, Ibra, attenzione il genio, salta l'uomo, Lucchini non ce la fa, riesce ad opporsi con il corpo, reclama un'irregolarità Ibrahimovic, non è di questo parere il signor Tagliavento, allora riparte la manovra del Doria con Ziegler, Cassano, Dacour lo contrasta, ancora Ziegler, orizzontale per Palumbo, fallo di Tiger Dacour, calcio anzi di Cambiasso, calcio di punizione, tanto anche Lazio in vantaggio, cambia completamente la classifica con i gol nei primi minuti del secondo tempo di tre formazioni, palla recuperata da Caracciolo all'indietro, pallone per Palumbo, Palumbo che allarga sulla sinistra per Ziegler, Ziegler attaccato dal capitano, alza la testa, parte il suo cross, palla per Cassano che con il petto cerca Bellucci, allontana Maxwell, pallone in avanti, Crespo subisce a mio avviso un fallo, così dice l'arbitro, calcio di punizione a nostro favore all'altezza del cerchio di centrocampo, calcio di punizione con Ibrahimovic che si prende, rischia di prendersi una munizione, se la prende per proteste. E queste qua sono le cose proprio che dovremmo evitare. Sono già due ammonizioni per Ibra. E allora ammonito per proteste, ha protestato per il fallo di prima, è andato a dirglielo vis-à-vis al signor Tagliavento e che non ha gradito a quanto pare. E quindi calcio di punizione per il fallo che ha subito Crespo, ma sul taccuino di Tagliavento sale il nome di Ibrahimovic che si aggiunge a nessun altro perché è il primo ammonito della gara, no in realtà adesso controlliamo, no è il primo ammonito del match, palla che viene a terminare a fondo campo e si riparte quindi con questa giocata del portiere sulla sinistra per Lucchini, continuano a scaldarsi, si è alzato anche Pelé dalla panca. Palla recuperata da Cassano che viene basso a recuperare il pallone, Figo glielo mette via, palla in out, è rimessa con le mani per il Doria. Pallone giocato su Caracciolo, colpo di testa a favore nostro perché il tocco finale è del blu cerchiato, così dice l'arbitro, allora ha rimesso il pallone in movimento con il capitano che fa circolare bene il pallone nonostante il disturbo, palla recuperata da Samuel, Samuel che avanza bene, la palla nello spazio per Luis Figo, passo doble, addosso 3, scambia con Crespo, di prima per Cambiasso, allarga per Cesar, in velocità la manovra dei ragazzi, punta l'uomo, arriva Maxwell in sovrapposizione, cross al limite, cerca il colpo di tacco Cambiasso, non passa il pallone, ripartono loro con Bellucci, Cassano e Caracciolo, il tridente con Dacour che va in diagonale a chiudere, bravissimo Tiger, bravissimo! La rimessa giusta a nostro favore, già effettuata, Maxwell e Cesar, palla dentro per Crespo, c'è Figo, dagliela, eccolo qua, Figo, vede la porta, Luis, è gol, 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 è il passo doble, ole, ole, è così che fa Luis, contentissimo per questa bellissima azione e questo bellissimo gol al minuto 13, il gol del 3-0, Inter sorride il presidente, Inter contenta per questo grande gol di Luis Figo che si trova a battere un calcio di rigore e allora si ripartirà con, bellissima vedete, un pallone che gli serve Crespo, fa l'errore il difensore di rinculare anziché andare a contrastare e per lui è uno scherzo, se addirittura l'uomo si allarga e gli lascia lo specchio grande può solo che guardare e mettere alle spalle di Mirante per il 3-0, sul tabellino va, primo gol in campionato anche Luis Figo, Dacour recupera. E allora la palla che viene recuperata ancora dai nostri, si riparte ancora una volta sulla destra con Figo che cambia tutto sul fronte opposto per Maxwell. Maxwell controlla e scambia con Cambiasso. Cuciu, palla lungo linea per Cesar, è un po' lunga, vediamo se ci arriva Cesaretto. Ci arriva, eh sì, ci arriva e calibra un buon cross, poi Ziegler scivola, Ibra è un falco alle sue spalle, palla dietro per Mirante, non hanno voglia di andare a pressare più di tanto e quindi finisce con l'azione, rilancio Zanetti, Dacour,
Figo, adesso ci saranno i cambi in casa Inter. Palla al limite per Crespo, Crespo per Dacur, attenzione che arriva al limite dell'area, si ferma, ne ha fuori due. Allora palla larga per Zanetti, può andare al cross, Figo, vertice destro dell'area, può andare, attenzione, chiuso, palla fuori per Zanetti, preso in controtempo. E allora si ripartirà con questa rimessa per il Doria, ma l'Inter in vantaggio per 3-0, si prepara nel migliore dei modi così alla sfida di sabato pomeriggio all'Olimpico contro la capolista Roma, che nel frattempo sta vincendo per 2-1 a Firenze. Palla recuperata da Cassano, Ivaramiro gli porta via il pallone ma commette gesto irregolare, quindi punizione in favore della Doria, già battuto Palombo, palla, è il momento di Adriano, palla giocata su Zenoni, Zenoni per Campagnaro. Intanto c'è, non ho capito cosa ha fatto Zenoni a Cesar, ma c'è Ibra che recupera questo pallone, arriva Cesar in grande rapidità, Ibra se ne va in posizione centrale, regala palla a Cesar su indicazione del Cucciu che gli dice dalla Cesar che è tutto solo, palla indietro per Maxwell, Maxwell per Cambiasso, c'è Dacur, si fa circolare velocemente il pallone all'indietro per Ivan Cordova, è pronto un altro cambio, entra Gennaro Del Vecchio fra le file del Doria. Palla recuperata da Samuel, Samuel per Cambiasso, Cambiasso cerca Maxwell che rapidamente dà a Cesar che però è andato via, allora ripartono loro con la battuta lunga a cercare Cassano, l'anticipo è di Zanetti, recupera la palla Tiger Dacur, poi Cucciu, Cucciu che mette in movimento Crespo solo contro portiere ma è fuori gioco. Ed ecco che arriva il momento della coppia Adriano Del Vecchio. Ma sì, no, vediamo, no, ha già ripreso il gioco il Doria, quindi bisognerà pazientare ancora, siamo al quarto d'ora. Intanto vediamo la posizione di Crespo, forse era addirittura regolare. Palla giocata per la d'erba sulla destra per Zenoni. Zenoni cerca di andare al cross, palla dentro, il colpo di testa di Cordova, palla regalata a Ziegler che carica un sinistro che va a lato, quindi nulla di fatto. Palla a lato e vediamo se adesso c'è il momento dei cambi, sì. E allora esattamente al minuto 16 dentro Adriano, allora intanto esce Bellucci ed entra Del Vecchio, tatticamente non cambierà nulla, sarà sempre un 3-4-2-1. Applausi per Adriano che entra, ma soprattutto applausi e tutti in piedi per Ibrahimovic che lascia il terreno di gioco. Una doppietta, una prestazione devastante, grande momento di condizione per il genio, due gol, uno più bello dell'altro, e sul 3-0 può anche andare a fare la doccia risparmiandosi qualche mezz'ora di gioco in vista dei prossimi impegni, tutti molto importanti. Grande serata del genio, bellissimo questo gol del raddoppio. Rilancio, palla in avanti, la testa di Ziegler rimane a terra dolorante Luis Figo, palla recuperata dal Doria con Antonio Cassano che cambia tutto sulla destra ma male, l'intervento di Maxwell in anticipo, Adriano tocca il suo primo pallone attaccato da Campagnaro, viene raddoppiato da Del Vecchio, cerca di andarsene, si porta il pallone direttamente in out, rimessa con le mani in favore del Doria, a mio modo di vedere in favore del Doria, se l'era già parata fuori, Non è di questo parere Adri, ma dall'alto così abbiamo visto e anche le immagini ci confermano questo. Palla recuperata dalla Sampdoria con Zenoni, il retropassaggio, Adriano va a mordere sul numero 16 Campagnaro che dà Mirante, Crespo lo costringe alla giocata sporca, palla che non va in out perché è bravo Zenoni a tenerla dentro e poi è bravo San Marco a gestire questo pallone. Del Vecchio scambia con Caracciolo, lungo linea per San Marco che non può arrivare su un pallone che è già a fondo campo, allora si ripartirà con la rimessa, si ripartirà con la rimessa da fondo che Giulio Cesar con calma sta apprestandosi ad effettuare. Guarda piazzamento dei compagni e batte lungo cercando Figo, Ziegler in vantaggio, colpo di testa in avanti per Cassano, se la ride intanto Ibra in panca. Palla che va a fondo campo, rimessa con le mani, il colpo di testa di Ziegler per Cassano era troppo laterale, quindi non poteva arrivarci Cassano, mentre è pronto il ritorno in campo a 6 mesi circa dall'infortunio di Emiliano Bonazzoli. Palla che viene rimessa in gioco però dall'Inter, così dice Tagliavento, quindi Ziegler deve lasciare il pallone, Zanetti Dacur, ancora sullo stretto, palla in avanti per Figo, si deve girare, gli toccano via il pallone, nuovamente in out, abbiamo fatto qualche metro. Siamo sempre lì, 20 minuti, Inter 3,
Inter 3, Sampdoria 0, rotonda la vittoria dei ragazzi per ora. Palla recuperata da Zanetti, appoggia di testa per Dacur che a mio avviso subisce una spinta, dice di no l'arbitro, allora Cassano se ne va in azione personale e mette in movimento sul fronte di sinistra Caracciolo che va al cross, la testa di Samuel che mette fuori, poi Palombo che rimette pallone in avanti ma lo mette sul piede di Dacur che sbaglia l'appoggio di prima per Figo. Forse si può giocare anche con più tranquillità. Pallone in avanti, va Ramiro, bravissimi. Ci sono tre nerazzurri, zero giocatori del Dori. Allora Cesar, Cambiasso, Samuel, si riparte con azione manovrata. Wally che parte in dribbling, vediamo se ci trova qualche movimento vincente. Poteva, avesse avuto il destro, poteva metterla facile per il capitano, non ha rischiato. Palla giocata sul fronte di sinistra per Cambiasso, Maxwell, Cesar che si fa vedere. L'intesa eccezionale su binario di sinistra fra i due, Figo parte in dribbling, allarga ancora Cesaretto, attenzione, Cesar uno contro uno, scambia ancora con Luis, può andare al cross, palla orizzontale per Dacur, attenzione che vede la porta, no, è chiuso, cerca l'1-2, Crespo allarga sulla destra per il capitano, Ziegler lo va a contrastare, Saverio vuole saltare l'uomo, lo salta, cade a terra, l'arbitro su indicazione del guardialine comanda il calcio di punizione, è una specie di corner leggermente spostato in avanti e quindi calcio di punizione che va a battere Adriano. Spesso abbiamo visto anche nell'ultima partita Adriano andare a battere i calci d'angolo, da parte ha una buona battuta, palla a giro e quindi Mancini lo sfrutta. È sempre bene avere un buon battitore, visto che buoni saltatori ne abbiamo parecchi. Forza Adri, sono 21 minuti, attenzione, parte la rincorsa di Adri, palla bassa. Guardate, per buoni battitori, abbiamo detto. Eccolo qua, Adri ha colpito male, buono il movimento, se ne va, entra sul fondo, palla retrata, non riesce a arrivare nessuno dei nostri, allontanano, poi Figo su Cassano in anticipo, resiste l'arbitro qua, che cosa dà? C'è Adriano che va a recuperare questo pallone, bravo Adri, scambia con Dacur, poi perde palla per l'intervento di Ziegler, azione un po' confusa, il capitano vanno a raddoppiare su Caracciolo, fallo di Olivier, calcio di punizione, ma è uscito bene su quella palla, intanto Figo reclamava un fallo di Cassano che ci poteva anche stare onestamente, ma bravo Adriano che ha creduto in quel pallone e se n'è andato a prendere. Riparte il Doria sulla destra con Zenoni, Cristian Zenoni, attaccato da Cesar, c'è Del Vecchio accanto a lui, si accentra, non ha punti di riferimento davanti, allora ciabatta via un pallone, ciabatta vecchia proprio, quelle proprio un po' aperte anche, colpisce male e allora si riparte con la rimessa di Giulio Cesar mentre Mazzarri chiama il cambio, invita a prepararsi Bonazzoli e Mancini sta facendo scaldare Pelé, Burdisso e Suazo, prima c'era anche Stankovic, adesso non lo vedo più, forse l'ha già chiamato in panca, si sta già svestendo, non riesco più a distinguere dalla mia postazione Deki Stankovic, quindi potrebbe essere imminente il suo ingresso sul terreno di gioco. Palla che viene rimessa, intanto Maxwell parte bene, palla al piede, scambia con Dacur, si fa vedere il capitano, palla più larga ancora sulla destra per Figo che scivola ma mantiene possesso sfera, sovrappone Saverio, può andare al cross Luis, palla dentro, sala un po' in difficoltà, controlla con il corpo questo pallone e poi lo calcia via con Dacur che di testa lo rimette in avanti, c'è forse una gamba tesa su Cesar, l'arbitro dice di sì, calcio di punizione per noi, sì, calcio di punizione per noi. Possiamo battere da una zona dove non si può andare al tiro, Adriano chiama palla tutto solo sul fronte di destra, di sinistra, palla che viene giocata immediatamente su Maxwell, eccolo Adri che riceve il pallone, Cesar poco distante, gioca facile all'indietro per Cambiasso, Cambiasso all'indietro per Samuel, Samuel per Ivan Cordoba, c'è Caracciolo che va a disturbare il colombiano, palla che Caffè Colombia giostra in avanti per Figo, Figo per Crespo, Crespo per Figo, guarda il capitano che va, eccolo là, bel binarione con Ziegler che va a disturbarlo, lo butta a terra, punizione e ci sta il cartellino giallo, ma perché no, ammonito il signor Reto Ziegler, ammonito al 24esimo del secondo tempo per questa entrata irregolare, netta, netta. E allora ci va Luis Figo a battere questo calcio di punizione mentre sta annotando sul proprio taccuino il nome dello svizzero Reto Ziegler. Un giocatore che è arrivato un po' in sordina nello scorso gennaio alla Sampdoria ma ha saputo conquistare Novellino
ottenendo già la bellezza di 18 presenze nella parte finale della scorsa stagione in Serie A, quindi decisamente bene ha fatto nella passata stagione, ma bene sta facendo anche in questa, è alla sua quarta presenza stagionale. Tanto si riparte con gioco fermato, la punizione, parte Figo, palla dentro, mischia, palla fuori, arriva da Kur, il suo tiro di controbalzo è impreciso, è alto, ma bellissima l'idea e la rapidità con cui si è avventato sul pallone Olivier Dacour, e quindi calcio di rinvio già battuto, palla giostrata da Palombo per Cassano che si muove molto, cerca di trovare collaborazione in qualche compagno, va in azione personale, subisce il fallo del tandem Cambiasso Figo, allargano un po' le braccia i due, non convinti della decisione dell'arbitro, ed ecco il cambio, esce Caracciolo ed entra Bonazzoli, non sposta di una virgola l'atteggiamento tattico dei suoi Mazzarri, non cambia proprio nulla, esce una torre, entra una torre, e allora eccolo qua, Mazzarri ha avuto Bonazzoli a Reggio Calabria qualche stagione or sono, conosce quindi molto bene le qualità di questo ragazzone che l'anno scorso ha avuto un brutto infortunio e rientra di fatto proprio nella giornata di oggi, prima presenza in questo campionato. Cassano, palla dentro, è proprio Bonazzoli di testa che gira la sfera, la palla alta, anzi era Gigi Sala che aveva colpito questo pallone di testa andandolo alto sopra la porta. 26 minuti di gioco al Meazza, Inter in vantaggio per 3-0 contro la Sampdoria, gol ricordiamo doppietta di Ibrahimovic al 23esimo del primo tempo, al quarto della ripresa, e poi Luis Figo ha chiuso una bellissima azione intorno al quarto d'ora con un colpo imprendibile per Mirante. Crespo cerca un compagno, non lo trova, il rilancio in avanti, palla per Bonazzoli, attenzione Bonazzoli con Samuel che svirgola questo pallone che Giulio Cesar va a recuperare facilmente, più svirgolata di così non ce n'è, e allora Zanetti, uno che svirgola poco, Figo tenta il numero su Ziegler che riesce ad avere la meglio con un po' di fortuna, e allora ripartono loro con San Marco, palla giocata centralmente, anzi lateralmente su Campagnaro, Zenoni, attenzione del vecchio che chiama la profondità, viene servito il pallone all'indietro per ancora Zenoni, due nerazzurri, Maxwell e Cesar lo vanno a contrastare, Cesar gli porta via il pallone e si guadagna la rimessa con le mani, bravo Cesaretto, e allora vediamo, è il momento di Pelé, debutto in campionato per Pelé, e si è già svestito della tuta. Ecco, De Chi è ritornato in panchina a sedere, e allora la scelta del Mancio è quella di risparmiare il drago e di far debuttare il giovane Pelé. Primo piano intanto per Ibrahimovic, la palla viene rimessa in gioco con molta calma da Giulio Cesar, mentre è pronto il debutto di Pelé in maglia nerazzurra in gare ufficiali ovviamente. Rilancio, palla colpita di testa da Crespo, non ci arriva Adriano per l'intervento di Zenoni, poi Cambiasso, ancora Crespo, perde il tackle con il giocatore Campagnaro, poi allontana Ziegler, Mirante, batte lungo. Capitan Zanetti controlla questo pallone, Bonazzoli lo va a contrastare, riesce a tenere palla viva. No, non ce la fa, la palla va in out e quindi rimessa con le mani. Continuano intanto sbirciando un po' sugli altri campi le vittorie di Milan a Palermo e Roma a Firenze, 1-0 per il Milan, 2-1 per la Roma. Palla giocata da Cassano per Palombo, Palombo apre sulla destra per la correre di Campagnaro, è pronto ad entrare Pelé, intanto palla che viene giocata del vecchio per Zenoni, Zenoni per Campagnaro, può andare al cross, la testa di Maxwell si oppone, ancora Zenoni tiene palla viva, uno contro uno con Cesar, cerca di saltarlo, chiuso, palla fuori, Campagnaro prova a crossare, lo fa con il sinistro, non precisissimo, il colpo di testa di Ziegler, poi Figo, poi Zanetti che recupera il pallone dentro l'area, scivola, riesce comunque a portarsi fuori dall'area di rigore, dalla zona più pericolosa, poi scambia con Figo che prende un calcione, scambia con Zanetti, si esce, palla al piede, poi Cambiasso, buona questa manovra, palla allargata per Crespo, Crespo deve dare all'indietro, prende un calcione, ferma il gioco l'arbitro, c'è calcio di punizione e debutta Pelé in maglia nerazzurra, vediamo chi lascia il terreno di gioco, esce Crespo, fuori Crespo, dentro Pelé, questa è
la mossa alla mezz'ora esatta. Applausi per Arma Letale. Saluta e ringrazia e vediamo cosa cambia tatticamente con l'ingresso di un centrocampista al posto di una punta. Potrebbe essere Cesar che va avanti e diventa un 4-3-3. Vediamo che cosa Mancini ha parlato con Cesar. Diventa un 4-3-3, vedrete, con Cesar largo. Vediamo, cerchiamo di capire come... Non hanno capito ancora i giocatori in campo, quindi è difficile finché non li vediamo come si piazzano a capirlo noi. Adriano recupera questo pallone, intanto mi sembra che sia proprio un 4-3-3. 4-3-3 con Dacul, Cambiasso e Pelé in zona centrale del campo e poi a destra Figo, a sinistra Cesar, in mezzo Adriano. Intanto c'è Bonazzoli che si guadagna un calcio d'angolo, il primo della Samp, primo nel secondo tempo. 4 ne ha battuti l'Inter fino a questo momento. E allora palla che viene, parte la rincorsa di Ziegler, palla dentro, colpo di testa, salvataggio sulla linea di Luis Figo, su un colpo di testa ravvicinato, tanto pareggio del Palermo e Milan 1-1. Questo era il boato del pubblico, lo spieghiamo perché poi uno sente dei boati e non ne intuisce il motivo. Palla ancora viva, Ziegler contro cross dentro l'area, sale Campagnaro, palla alta. Salvataggio sulla linea da parte di Figo nell'azione precedente. Eccolo qua il salvataggio. Decisamente positiva questa serata, intanto poi il colpo di testa di Campagnaro con la palla alta, tutto questo al minuto 31. Palla rilanciata da Kur. Pallone controllato da Ziegler, rilancia in avanti, va Ramiro, colpo di testa di Dacur, largo per Zanetti, si fa vedere Pelé. Eccolo qua, ragazzino che tocca il suo primo pallone, scambia con Figo. Dacur. Ivan Cordoba attaccato all'indietro per Giulio Cesar, sale al disturbo Cassano, allora Giulio calcia lungo il pallone nella zona di Ziegler, il colpo di testa recuperato ancora dal capitano, palla che fila in out, rimessa con le mani già battuta da Pelé, controlla, appoggia ancora Saverio, palla per Dacur per Pelé che manca l'impatto, prende un calcione, ferma il gioco l'arbitro, comanda un calcio di punizione per l'entrata irregolare ai danni di Olivier Dacur da parte di Bonazzoli. E Bonazzoli che entra secco sul ginocchio di Olivier Dacur. Intanto si abbracciano Dacur e Cassano, compagni ai tempi della Roma. Figo, palla giocata da Zanetti per Pelé, Pelé è chiuso, cerca allora di districarsi, appoggia ancora capitano per Dacur che colpisce male questo pallone, chiede scusa ai compagni, non siamo riusciti a venire fuori da quell'imbuto. E allora ha recuperato il pallone il Doria, sotto per 3-0. Palla controllata da San Marco. Pallone giocato bene da Del Becco che viene basso a prendere palla. Campagnaro perde il pallone sul buon intervento di Cesar che innesca Adriano. Palla lungolina, attenzione Adri, cerca di andarsene in azione personale, è chiuso. Allora rallenta l'azione, cerca di andarsene, salta bene. Parte il suo cross, troppo alto. Il pallone per tutti, c'era solo Figo là dentro e quindi niente da fare. E allora nulla di fatto, la rimessa con le mani, palla che viene rimessa in gioco, Ziegler litiga un po' con il pallone, palla che rimane lì, Cassano cerca di districarsi, si guadagna una rimessa laterale. Allora tutto è pronto per la ripresa nuovamente della manovra con Ziegler che dà l'indietro a Lucchini che controlla, avanza. Palla giocata da Del Vecchio che si fanno sentire come dei pazzi i tifosi del Doria che hanno questa caratteristica di incitare sempre i loro giocatori indipendentemente dal risultato. L'abbiamo visto tante volte in tanti anni al Luigi Ferraris, ma lo fanno anche in trasferta. Intanto c'è un buon intervento in anticipo di Samuel, Dacur recupera questo pallone, scambia con Figo, c'è Pelé in posizione poco distante, sbaglia l'appoggio all'indietro e poi sbaglia ancora
la manovra, il Doria retropassaggio del capitano con Giulio Cesar che scaraventa via la sfera. Mancini non è molto contento di questa fase di stallo conclusiva della gara. Scivola Ziegler, il capitano riesce ad avere la meglio, gli tocca il pallone in out, rimessa con le mani. Sono 35 minuti di gioco al Meazza con Inter in vantaggio per 3-0. Palombo gioca il pallone in avanti per Gennaro Del Vecchio. Del Vecchio controlla, attaccato da Cucciu, allora allarga sulla destra per Zenoni. C'è Cesar su di lui, attaccato, Zenoni perde palla, la recupera Adriano che cerca l'azione personale, vanno a chiuderlo in due. Campagnaro che ha la meglio e gli porta via la sfera. Ripartono ancora loro con San Marco. San Marco centralmente avanza, Inter con il 4-3-3 in questa fase finale. Attenzione San Marco, azione personale, arriva al limite, cerca un colpo di tacco con Cordoba che butta il pallone via, palla che era rimasta un po' impallata, un po' infangata, un po' impantanata in un terreno che ha tenuto bene ma che si è un po' appesantito per una pioggia che adesso ha smesso di essere fittissima e intensa come per tutti i primi 60 minuti di gara. Palla rimessa in movimento, c'è il pallone giocato su Del Vecchio. Del Vecchio che allarga per Zenoni, Zenoni va al cross, il colpo di tacco di Maxwell diventa quasi un assist per Bonazzoli, poi Pelé recupera la palla al limite, Maxwell cambiasso, si esce, palla al piede, ancora il Cucciu che cambia tutto sulla destra per Figo, palla un po' lunga, è in vantaggio Lucchini, il capitano capisce, rimane basso per gestire questo pallone che Ziegler gli tocca via, lui riesce però a recuperarlo, si libera di Cassano con una finta, si ferma, poi Saverio è pronto ad entrare David Suazo, intanto il terzo cambio che sta preparando Mancini. Cesar, palla dentro per Adri, Adri cerca di andare, chiuso, vediamo, si ferma, buono il movimento, cerca di guadagnarsi il calcio d'angolo, se lo guadagna, il corner numero 5, vediamo se adesso è il momento del cambio, no, dice Oriali a Saccani, aspetta un attimo, dalla bandierina di sinistra ci va il passo doble, suo il terzo sigillo della serata, il gol del 3-0, primo piano per il numero 7 nerazzurro Luis Figo. Adesso aspettiamo il gol di Adriano per completare una serata positiva. Parte la rincorsa di Luis, palla dentro, una mischia mirante su Adriano, lo anticipa, recupera il pallone al limite il Doria. Cassano cerca di ripartire, bravo Maxwell a chiudere bene in questa circostanza ed eccolo il momento del cambio, vediamo chi esce, esce Luis Figo ed entra David Suazo e allora gli applausi, la standing ovation è tutta per lui, lascia il terreno di gioco contento, saluta la sua gente, ha giocato un'ottima partita, ha realizzato anche un bellissimo gol, il primo stagionale e se ne può tornare anche lui a fare doccia anzitempo, tanto c'è il pallone recuperato, adesso cambia ancora l'atteggiamento tattico dell'Inter con l'ingresso di Suazo, penso almeno, adesso vedremo, due palloni in campo, Giulio Cesar che recupera, palla rimessa in movimento su Dacour che allarga per Zanetti, un po' largo questo pallone, capitano ci arriva di gamba a tenere palla viva, Pelé che si fa vedere, Dacour, ancora Zanetti, Zanetti che giostra la sfera all'indietro per Ivan Cordoba, mi sembra che si muova un po' senza avere le giuste posizioni Pelé fino a questo momento. Cesar, palla per Suazo, attenzione Suazo, cerca di andare, salta l'uomo, arriva al limite, attenzione il suo tiro, c'era Cesar tutto solo, non l'ha visto, peccato, buona però la manovra dell'honduregno, la freccia nera ha messo la freccia come si dice in questi casi, ha saltato il difensore centrale e Sala e poi ha cercato di calciare angolando troppo. E allora 39 minuti, 3-0 per l'Inter, il rilancio di Mirante, la testa di Dacour, uno dei migliori questa sera, cambiasso, palla per Suazo, sovrastato da Campagnaro, irregolarmente però, e allora calcio di punizione in favore dei ragazzi, calcio di punizione che possiamo andare a battere con Maxwell sul binario di sinistra, vediamo la rincorsa. Mentre stanno facendo un po' di esercizi quelli che non entreranno visto che i tre cambi sono stati fatti. Parte la traiettoria di Maxwell, palla sul palo lontano, la testa in anticipo su Walter Samuel è di Campagnaro, la palla in out, rimessa con le mani sul fronte opposto, rimessa con
E allora vediamo la rimessa con le mani del capitano, parte il pallone all'indietro per Adri, Pelé gioca bene la sfera, palla allargata su Ivan Cordoba, Cordoba in avanti per Adri, cerca la veloce, non riesce questa manovra e allora c'è il pallone recuperato dal Doria con Del Vecchio, Cassano, Del Vecchio, Pelé morde e commette fallo, quindi gioco fermo. Calcio di punizione per la Sampdoria, calcio di punizione già battuto all'altezza del cerchio di centrocampo, rilancio in avanti, il colpo di testa è di Samuel, pallone recuperato da Cesar, il boato che sentite accompagna il pareggio della Fiorentina contro la Roma. Suazo, attenzione, qua si accende una bolgia incredibile, palla al limite, Adri, attenzione Adri, può saltare l'uomo, un secondo però esce dall'area, palla fuori, Cambiasso, c'è il suo tiro e la palla sfiora il palo. Al minuto 35 il tiro del Cucciu, un diagonale che termina fuori. Il vuoto del pubblico giustificato dal fatto che grazie a questo gol della Fiorentina l'Inter con 11 punti si trova a pari punti di giallorossi al comando della graduatoria, ecco perché l'esplosione, ma le partite e i festeggiamenti si fanno alla fine, sia per quanto riguarda la nostra gara sia per quanto riguarda gli altri risultati. E allora si riparte con il pallone che viene giocato da Del Vecchio, Del Vecchio che contrasta e allarga sulla sinistra il pallone per San Marco, San Marco per Ziegler, interessante la performance dell'elvetico, capitano su di lui, cerca di andare, gioco di gambe, parte il cross smorzato e poi Cordoba, Dacur, Cambiasso attaccato, palla indietro per Caffè Colombia, un suo sito e via, vai Varamiro, eccola lì la palla nella zona dove però non ci sono compagni e allora c'è il recupero di Gigi Sala che gestisce la sfera e allarga sulla sinistra per Lucchini, si fa vedere Ziegler, Lucchini lo serve di prima intenzione con il capitano pronto a mordere, allora Ziegler tiene palla, deve dare all'indietro ancora Sala, palla con l'elastico, Sala cambia tutto sul fronte opposto per Cassano, imprecisa la giocata, allora Maxwell, Samuel, Dacur, giocata facile in punta di piedi, Pelé controlla, attaccato immediatamente, allarga sulla destra per il capitano, sulla sinistra tutto solo c'è Cesar, Zanetti inseguito irregolarmente da Cassano, resiste, stretta di mano fra i due, palla che viene giocata da Olivier Dacur che avanza, chiuso ancora il capitano, Pelé che si fa vedere, eccolo qua centralmente il ragazzino, articola la sfera sulla sinistra per Cambiasso che fa partire Maxwell, è buona la manovra, attenzione, palla portata avanti, Maxwell siamo al limite, l'1-2, attenzione Maxwell può andare al tiro, vede la porta, attenzione, è chiuso, salta l'uomo, ancora in dribbling, il tiro a porta vuota, il tentativo in scivolata di Adriano che manca l'impatto, in rete ci va lui ma non il pallone, che peccato, bravo Maxwell, bellissima questa azione di Maxwell, grande il suo slalom, grande la sua manovra, peccato che la palla non trovi il tap-in finale dell'imperatore. Palla rimessa in movimento da Ziegler sul fronte di sinistra, scivola due volte, poi allora il capitano che esce, palla al piede, tiene palla viva e può ripartire la manovra, Pelé, attenzione in avanti, sbaglia l'appoggio, un po' leggera la giocata del giovane ragazzo portoghese, palla recuperata, attenzione allora Del Vecchio, siamo al limite dell'area, va da Kur irregolarmente, gli porta via il pallone, protesta, fa un urletto Olivier perché è convinto di non aver commesso gesto irregolare ai danni dell'avversario, calcio di punizione che va a battere Cassano, dice batto io, credo così, vediamolo, calcio di punizione, Giulio Cesar dice nel dubbio mettiamo lì una barrierina che non si sa mai, allora 1-2-3 i giocatori che si piazzano, Cassano batte lui effettivamente, prende in corsa lunga, vediamo che intenzioni ha, se crossa o tira, guarda la posizione di Giulio Cesar che si va a piazzare sul palo di destra, fischia il signor Tagliavento, parte il tiro murato, ancora Cassano, un sinistro ancora respinto da Pelé, palla recuperata da Zanetti, riparte Adriano, cerca di andarsene nell'azione personale, siamo all'ultimo minuto, 44 minuti, Adri scambia con Suazo, gioco di gambe dell'imperatore che apre bene sulla sinistra per la corona del Cambiasso, applauso del pubblico del Meazza, Suazo
chiama pallone oltre la linea dei difensori, non se ne avvede il Cucciu, allora Dacur, Pelé avanza, arriva al limite, carica al destro, ha cercato un tiro in azione personale il giovanotto, come si dice, e allora la palla non è andata a buon fine, nulla di fatto. Mirante recupera, palla giocata da Ziegler, Ziegler rilancia in avanti per Cassano, Ivan Cordoba irregolarmente sul Barese, calcio di punizione in favore del Doria che sta aspettando soltanto il fischio finale. 3-0 è il punteggio, i marcatori Ibrahimovic, doppietta Figo per il terzo gol, 2 minuti di recupero dice il signor Saccani, quarto uomo, palla recuperata dal Doria al limite con Del Vecchio, Del Vecchio per San Marco, cerca la veloce con Bonazzoli che si porta il pallone direttamente a fondo campo e quindi nulla di fatto, si riparte con l'ultima, una delle ultime azioni perché siamo già oltre il 90esimo e quindi vedremo come proseguirà questa manovra con Giulio Cesar che è pronto a battere lungo. Inter, Inter dagli spalti, un Inter che ha divertito, si è divertita, ci ha divertito, ha fatto vedere buone trame, ha trovato gol e paradossalmente ha capitalizzato al meglio questa sera le occasioni create, contrariamente ad altre circostanze dove aveva costruito onestamente molte più palle gol ma le aveva sciupate e poi si era trovata magari a rimpiangere proprio le occasioni sciupate. Questa sera non ne ha create tante ma quelle che ha saputo costruire le ha meritatamente concluse con la marcatura. Siamo nell'ultimo minuto, iniziato in questo momento con Pelé che gioca pallone su Maxwell, si allarga Cambiasso, il pallone giocato all'indietro, allora ancora per Giulio Cesar, Cambiasso gioca da esterno di sinistra, palla che viene giocata da Pelé, Pelé per Maxwell, il Cucciu, eccola qua la palla per Cesar, è un po' troppo lunga ma vince il rimpallo su Campagnaro, poi sale Adriano, palla vagante Del Vecchio, Pelé irregolarmente va ad anticipare il giocatore del Doria, anzi si trattava non di Del Vecchio ma di San Marco, palla già rimessa in movimento con Zenoni, aspettiamo solo il fischio finale, mancano 15 secondi al triplice fischio del signor Tagliavento di Terni. Dicevamo allora una bella Inter che con merito ottiene il bottino ricco, è la prima vittoria rotonda della stagione. Allora 3-0, la doppietta di un Ibrahimovic eccezionale, il gran bel gol di Luis Figo, ma tutti bravi ragazzi quest'oggi, è difficile trovare un migliore o un peggiore, qualcuno ha fatto come sempre qualcosa in più, ma ottima e altamente sufficiente la prova di tutta la squadra. Complimenti ai ragazzi, 3-0, lo ricordiamo ancora una volta, Ibrahimovic doppietta al 23esimo del primo tempo, al quarto della ripresa e poi il terzo sigillo di Luis Figo. È tutto per questa partita, ripetiamo ancora una volta, una gran bella Inter e Sampdoria da rivedere in altre circostanze, contro l'Inter di questa sera forse c'era veramente poco da fare. Da Roberto Scarpini grazie per l'attenzione, è tutto, Inter batte Sampdoria 3-0.